Esiste qualcosa, cioè le cose che ha evocato Michele sono in qualche modo, no? Possono stare dentro nel ragionamento e soprattutto ci arriviamo in tempo perché appunto i tempi sono un po' stretti. Allora, grazie. Innanzitutto grazie dell'invito. E io, anche se stamattina purtroppo ero a Napoli in un altro convegno, sempre su temi analoghi con Walter Quattrociocchi e anche lì con dei giornalisti per un corso di formazione. Quindi non ero qui la mattina, ma ho letto un po' di tweet, ho ricostruito alcuni argomenti. Io partirei dalla fine, anche visto che c'è Russo, perché insomma, dal contesto delle elezioni e da cosa fa l'autorità rispetto alle elezioni per poi arrivare anche a questo discorso. Come voi sapete, dal 2000 esiste una normativa in Italia che appunto è conosciuta come normativa della par condicio, stiamo parlando degli anni 2000, la legge 28 degli anni 2000, e non è una legge che esiste soltanto in Italia. In Italia, quando è stata fatta, ha avuto un tipo di colore, di significato particolare perché si riferiva in qualche modo, anche leggendo le dichiarazioni politiche di allora, si riferiva in qualche modo non tanto all'esigenza pregnante di avere una normativa sul pluralismo radio-televisivo, quindi ovviamente il collegamento è solo sulla radio-TV, ma si riferiva alla circostanza, appunto esplicitata dagli stessi proponenti di quella normativa in quegli anni, di evitare o limitare possibili distorsioni sul piano del pluralismo informativo dovute alla circostanza che uno dei principali candidati alle elezioni, che di lì a poco si sarebbero di nuovo ripresentate nel 2001, era anche il proprietario, diciamo, di tre delle sette concessionarie nazionali per l'emittenza radiotelevisiva. Dico questo perché la questione della par condicio in Italia ha avuto nella sua storia un'evoluzione particolare, mentre il tipo di approccio, se poi andiamo a guardare i contesti internazionali, è un approccio sostanzialmente mutuato in larghissima parte dall'analoga legge francese e per certi versi anche da quella inglese, cioè il Broadcasting Code dell'UK. Normalmente questa legge dice delle cose molto belle e in realtà delle cose che per i giornalisti dovrebbero semplicemente essere ovvie. È come quando uno dice: faccio una legge per dire al cuoco come deve cucinare e come fare una buona ricetta, cioè devi assicurarti che apri il fuoco, metti la pasta, servi, pulisci, eccetera, eccetera. Però ecco, quelle finalità nascono in quel contesto e guarda caso era anche il periodo in cui poi è nata e partita l'autorità per le garanzie delle comunicazioni, che in Italia ha questa caratteristica importante sulla carta fin dall'inizio, cioè si occupa non solo di telecomunicazioni, ma anche di garanzie nelle comunicazioni, prendendo ed ereditando i poteri del vecchio garante. Ora, la normativa della par condicio tipicamente si basa su delle norme di carattere generale e poi su due principi fondamentali. Il primo, quello di garantire l'accesso a tutte le forze e soggetti politici, e quello è un tipo di normativa che di fatto replica, lo dico banalmente, il concetto delle tribune elettorali, cioè esistono degli spazi autogestiti di tutti i partiti, tutte le liste che vengono presentate hanno accesso paritario. E poi invece c'è il discorso della rappresentatività nei telegiornali, nei programmi di approfondimento, che in qualche modo viene, seguendo il modello francese, misurata in termini di tempo di parola e di notizia. La notizia è quella che dà il giornalista, la parola è quando si mette il microfono sotto la bocca del politico, e in qualche misura, anche qui la legge ci complica ulteriormente le cose, nella prima parte della campagna elettorale, quando ancora non si sono presentate le liste, bisogna in qualche modo rispecchiare la forza di quelle forze politiche ove esistenti in Parlamento nelle elezioni scorse. Nell'ultimo mese, diciamo, la normativa non è chiara, quindi si devono misurare i minuti con riferimento, diciamo, alla vecchia questione. Chiudo su questo semplicemente perché approfitto della domanda. Perché, visto che abbiamo avuto l'esempio di Lercio, lo devo dire, lasciatemelo dire, noi abbiamo avuto in Italia
quattro giorni, cinque giorni di passione su una fake news che ha riguardato l'autorità e che sono convinto per molti di voi non è una fake news, cioè l'idea che in Italia un regolatore come l'autorità abbia stabilito una norma che richiede e impone ai giornalisti che parlano in televisione di dichiarare il proprio voto o come la pensano. Ecco, questa diciamo non c'è nel regolamento, non c'è mai stata, si riferisce ad un articolo che è l'articolo 7 che si trova sul regolamento e che guarda caso nel comma successivo a quello imputato dice in ogni caso, secondo la legge 28/2000, ma soprattutto secondo la Costituzione italiana, è fatto divieto di imporre a chiunque, sia volontariamente che non volontariamente, di esplicitare per chi vota. Anzi, è proprio vietato addirittura pure per i partiti che si presentano, perché possono dire votami soltanto se fanno uno spazio autogestito. Perché questo? Perché diciamo, ciò che è pregnante per la normativa, soprattutto grazie alle sentenze della Corte Costituzionale, è il diritto del cittadino ad essere informato, che è addirittura prevalente rispetto alla libertà di informazione, nel senso che la libertà di informazione è strumentale a garantire il diritto del cittadino ad essere informato. Questo è un tema che vorrei sottolineare perché è molto importante rispetto alle cose che ci diceva Michele prima. L'unica cosa che è stata fatta quest'anno, lo dico così per chiarezza, approfitto di questa sede, mutuando una normativa identica che si trovava nel regolamento fatto dalla Commissione di Vigilanza per la RAI, perché la RAI ha delle norme più stringenti degli altri emittenti, è stato quello di dire laddove c'è il format di una trasmissione a tema, quindi che affronta un tema specifico, i migranti, le politiche economiche e così via, e si invita un giornalista, un opinionista e così via a esprimere una tesi e lo si invita a sostegno di una tesi, bisogna garantire comunque un qualche livello di pluralismo. Io ringrazio FNSI e l'Ordine dei giornalisti che subito il giorno dopo che è scoppiato questo dibattito ci hanno fatto giustamente un quesito e dice scusate, prima che scateniamo l'inferno, ma voi ritenete che in qualche modo il giornalista debba essere trattato diversamente, classificato, eccetera? Ovviamente ci ha dato l'opportunità di fare questa precisazione. Ovviamente esistono degli obblighi per i giornalisti, quelli li stabilisce la legge, ma sono riferiti al conduttore e a chi ha la responsabilità editoriale del programma, che comunque fa salva la libertà editoriale, perché quella libertà editoriale è strumentale al diritto del cittadino di essere informato. Il cittadino non viene informato semplicemente facendo sedere tanti politici uno accanto all'altro e ognuno parla davanti a un microfono senza qualcuno che interloquisce con lui. Il diritto ad essere informato è evidentemente anche grazie al ruolo del giornalista, di opinionista o di altri esperti. Sulla questione della parola del giornalista, effettivamente, visto diciamo, il rischio che si corre, perché il giornalista ha di per sé degli obblighi deontologici, a questo punto sia noi che poi in futuro lo segnaleremo anche alla Commissione di Vigilanza, riteniamo che forse questo riferimento, siccome genera un equivoco, può essere superato, basta tranquillamente la parola opinionista, che rappresenta una categoria più ampia, compresi gli esperti. Sottolineo però che quel riferimento esiste nella normativa francese ed esiste anche in quella UK. Che cosa c'entra tutto questo con le cose di cui parliamo oggi? C'entra col senso un po' di anacronismo, perché mentre abbiamo una normativa molto stringente sulla radio TV, nel frattempo siamo stati superati, non so se a destra, a sinistra, sopra o sotto, ma siamo stati superati da che cosa? Siamo stati superati dalla rete che doveva salvarci, questa è la mia personale opinione, esattamente dalla, non voglio usare la parola dittatura, ma insomma dalla coercizione di un mezzo trasmissivo uno molti. Alla base delle normative del pluralismo in tutto il mondo, persino negli Stati Uniti, prima della Prima Guerra Mondiale, la nozione di pluralismo e quindi le normative che evitano gli incroci fra proprietà televisive, giornali e così via, nascevano dall'idea che c'era scarsità nelle frequenze radiotelevisive. Essendoci scarsità ed essendo soltanto possibile un numero ridotto di operatori in quel settore, occorreva evitare uno che chi avesse le poche televisioni fosse anche il titolare della proprietà dei giornali. E in secondo luogo occorre far sì che ci sia una normativa che imponga dentro quelle trasmissioni il massimo pluralismo possibile. Quindi noi pensavamo che la rete, superando
di colpo questi vincoli di capacità di veicolare informazione finalmente ci portasse in quel mondo nel quale la concorrenza, come dicono gli americani, sul the marketplace of ideas, cioè il mercato delle idee, in qualche modo avesse risolto il problema del diritto all'informazione, perché io posso informarmi in modo assolutamente libero da tutte le parti e quindi più concorrenza ho dal lato dell'offerta, più ho risolto il problema del pluralismo. Questo messaggio, che poi si fonda sulla retorica molto forte, diciamo, del primo emendamento degli Stati Uniti, che non a caso fa dire a Lessing che attraverso il code, cioè attraverso la rete, lui dice stiamo riuscendo ad esportare il primo emendamento in tutto il mondo, questo lo diceva 15 anni fa, cioè in realtà attraverso la rete la libertà di espressione e quindi anche poi il massimo pluralismo farà sì che non avremo bisogno né dei giornalisti né dei giornali, ma semplicemente avremo delle informazioni che circoleranno. Che cos'è che ci dimostrano le cose che diceva Michele, le altre cose che avete detto oggi, il libro di Francesco Nicodemo, quello che hai detto tu prima? Ci dimostra una cosa che, lasciatemelo dire da persona che prima e dopo fare questo lavoro insegna economia all'università, abbiamo scoperto che tutta questa impostazione culturale che sta nelle nostre teste, perché noi diciamo abbiamo questo bias, questa distorsione, diciamo, volteriana dell'idea di John Stuart Mill, cioè dell'idea che è importante la concorrenza tra le idee, no, per raggiungere la libertà, derivava dall'assunzione che chi ascolta non solo è neutrale e non ha distorsioni, non solo non ha polarizzazioni che lo condizionano, ma ha tutto l'unico interesse di informarsi e quindi di attivarsi in modo neutro. È il paradigma del consumatore che sta al supermercato. Il consumatore che sta al supermercato è qualcuno che riesce a controllare prezzi e qualità nel corso del tempo e sulla base dell'esperienza scegliere il prodotto migliore. Questo meccanismo di mercato del prodotto viene traslato nel mercato delle idee. Abbiamo scoperto prima sul mercato dei prodotti, infatti le autorità nascono perché c'è il problema della pubblicità ingannevole, perché i consumatori non leggono bene le bollette, perché vengono fregati, diciamo, sui mercati dei prodotti. Nasce dall'idea di dire, beh, dobbiamo regolamentare, soprattutto dove c'è un forte potere di mercato, le scelte dei consumatori, perché il consumatore non ha spesso il tempo, l'attenzione, la voglia, le capacità cognitive, la razionalità per scegliere ciò che è sempre meglio nei confronti del suo interesse. Ora, guardate che in questo c'è un cambio di paradigma culturale fondamentale che poi genera grandi dibattiti risolti tra l'approccio free market, che poi riguarda anche il marketplace delle idee, e l'approccio paternalista di chi dice, beh, ma il consumatore ha bisogno di qualche livello di protezione, che poi dopo da questa cosa semplice per cui ed è un tema di questi giorni, giustamente si sollecitano le autorità a intervenire contro qualcuno che ti sposta le bollette di un mese, di 28 giorni, di 30 giorni, di 15 giorni semplicemente per cambiare i prezzi, evidentemente scommettendo sull'inerzia del consumatore, poi si arriva a che la stessa persona che chiede a gran voce ad un'autorità di intervenire per specificare meglio cosa c'è scritto in una bolletta del telefono, che in fondo è una cosa molto semplice, a dire che invece quando si tratta dei vaccini e della salute delle persone, ciascuno di noi deve poter scegliere autonomamente. Cioè, nelle cose più complesse siamo in grado di pensare e di determinare da sole. In quelle meno complesse accettiamo un livello di paternalismo. Questa contraddizione è stata scritta in un bellissimo saggio negli anni 70 da un premio Nobel che si chiamava Ronald Coase, che scrisse un bellissimo semplice saggio, mercato delle idee e mercato dei prodotti. Lui si dice, perché quando parliamo del mercato dei prodotti siamo tutti d'accordo nel proteggere il consumatore che non sa scegliere e quando parliamo del mercato delle idee invece assumiamo che il consumatore è sempre perfettamente razionale. Ora, il tema di fondo di cui si sta parlando effettivamente dopo Brexit e dopo Trump è esattamente il problema dei fallimenti cognitivi dal lato della domanda, cioè la capacità che ciascuno di noi ha
di elaborare una serie complessa di informazioni in un mondo che non è più intermediato dai giornali o dalle altre comunicazioni, uno molti che puntano sulla reputazione, sulla responsabilità editoriale, sul rapporto di lungo periodo con l'utente e così via. Questo complesso paradigma, cambio di paradigma cognitivo porta esattamente alle cose che tu hai citato, cioè, e non le dirò, a tutto il dibattito sul concetto della polarizzazione. E molti economisti, sociologi e politologi si stanno occupando del tema, ma insomma la polarizzazione è aumentata con la diffusione della rete o semplicemente la rete ha rivelato la polarizzazione che già c'era? Ci sono bellissimi studi che sostengono l'uno e che sostengono l'altro, e avremmo bisogno di studiare molti più dati per capirci meglio. E questo è il primo punto che voglio dire a Michele, cioè non quello che dobbiamo chiedere anche a Facebook, a Google, a questi grandi soggetti, ne parlavo proprio con Quattro Ciocchi, è fateci intanto studiare, cioè fateci capire, dateci dati per capire queste relazioni causali in molti contesti, come nascono, cioè perché capendo come evolve anche l'antropologia e il comportamento delle persone, possiamo anche capire la rilevanza o meno di certi fenomeni. E la cosa, da questo punto di vista interessante, è che quello che emerge negli Stati Uniti, e ci sono alcuni dati del Pew Research molto interessanti, è che comunque la polarizzazione negli ultimi 15 anni è aumentata moltissimo. Pensate che prima ci sono dei grafi molto belli che fanno vedere come sia i consumatori, gli utenti, prima chi guardava siti di destra o repubblicani guardava anche molto di più siti più progressisti, ma soprattutto come gli stessi rappresentanti del Parlamento negli Stati Uniti presentassero molte più proposte di legge insieme. Questo è un dato pubblicato tra l'altro dalla Columbia Review of Journalism, e fanno vedere come invece alla polarizzazione degli elettori è corrisposta anche la polarizzazione dei rappresentanti eletti. La democrazia americana, che si è basata per anni sul concetto dell'elettore mediano, che anche se aveva preferenze repubblicane o democratiche, alla fine era quello che faceva la differenza tra un presidente e un altro, si polarizza sempre di più. Allora qui emerge il punto che diceva lui: che cosa significa oggi anche per un'autorità garanzia nelle comunicazioni? Io lo chiedo a voi, ma lo abbiamo tante volte chiesto anche al Parlamento, perché l'autorità ha delle iniziative, adesso spiegherò quelle che sono anche volontarie, ma applica una legge del Parlamento che evidentemente, se c'è una legge, nasce dalla preoccupazione di tutelare qualcosa. Allora, se a un certo punto in questo paese, anche per effetto di alcune sentenze importanti della Corte Costituzionale, si è ritenuto che fosse costituzionalmente garantito e da perseguire quindi il diritto alla informazione da parte dei cittadini che devono votare, allora il concetto è: questa garanzia oggi esiste ancora? Prima domanda. Oppure riteniamo che l'evoluzione, come alcuni ritengono, che l'evoluzione della tecnologia ormai fa sì che in effetti ciascuno di noi, se volesse e se riuscisse ad avere un po' di pazienza, un po' di attenzione, un po' di tempo, in rete ha tutti gli strumenti per selezionare e trovare le informazioni. Ora, se questa domanda ha una risposta negativa, allora dobbiamo ridurre tutta la regolamentazione, sia quella che riguarda i media tradizionali, sia quella che riguarda i media, cioè media non tradizionali che non sono regolati. Se invece si dovesse ritenere, e questo è il senso dei dibattiti degli ultimi tempi, che invece paradossalmente l'eccesso di informazioni, unitamente ai fenomeni di distorsione, quelle che si chiamano appunto le distorsioni sulla confidence, cioè sulla nostra sicurezza di sapere le cose, o i confirmation bias, l'idea che cerchiamo soltanto ciò che ci somiglia e che conferma i nostri a priori, se riteniamo che questi sono i nuovi fallimenti del mercato. In passato c'era troppa poca offerta di informazione, oggi c'è un problema sulla domanda di informazione, è una domanda che è polarizzata e che rischia di non capire, purtroppo, mi rendo conto che è una frase molto paternalista questa, però mettiamola col condizionale, potrebbe accadere che, e questo andrebbe misurato, che
ci sono dei soggetti che non riescono a liberarsi delle camere d'eco, delle news feed, e da questo punto di vista, diciamo, fare una riforma come quella che annuncia Facebook, per cui a questo punto io ti dico semplicemente quello che ti dicono i tuoi amici, è un moltiplicatore delle camere d'eco, non è un effetto di riduzione evidentemente, no? E Cass Sunstein, che diciamo è uno importante che si occupa di queste cose, dice: in realtà quello che la rete ci ha impedito di fare, che la televisione ci permetteva di fare, è inciampare davanti a qualcuno che la pensa diversamente da noi, cioè il concetto di nuovo di pluralismo. Allora, che cosa ha fatto l'autorità? E concludo. L'autorità ha cercato, intanto, come dire, non ha alcuna copertura, diciamocelo, dal punto di vista normativo. Noi non possiamo imporre nulla agli over the top. E questo è un tema politico gigantesco, perché le stesse cose che adesso io vi ho raccontato per la televisione, voi le potete estendere pari pari nei confronti degli operatori di telecomunicazione tradizionali, per i discorsi che sempre facevi tu prima sulle piattaforme. Cioè ormai gran parte del valore aggiunto è sull'advertising programmatic, cioè ormai gran parte del valore aggiunto non è sul fatto che io compro questo telefono e pago un abbonamento, ma è su tutto il valore che viene creato sopra. E quindi ci vorrebbe una riflessione di ridisegno regolamentare. In attesa di questo, l'autorità ha chiamato Google, Facebook, approfittando degli accordi, di annunci internazionali che stanno facendo in altri paesi, dicendogli: apriamo un tavolo tecnico, cioè quello che voi avete annunciato al mondo di voler fare autonomamente, facciamolo all'interno di un tavolo dove ci sono rappresentanti di giornalisti, rappresentanti degli editori, rappresentanti, diciamo, di altri aspetti della società, in modo tale che parte un dialogo e cerchiamo di capire come si può progredire. Naturalmente è stato fatto un primo passo ieri, nel quale sono state annunciate alcune misure, chiamiamole di par condicio, che è una parola sbagliata, ma queste le leggerete, cioè sostanzialmente mettono a disposizione degli strumenti per i soggetti politici di informazione. Ma ovviamente io mi aspetto, mi auguro, e questo è il senso anche dell'invito di Michele, che questo è soltanto il primo passo di una serie di questioni, quali quelle che ha posto lui, che sono fondamentali e che infatti stavano nella nostra delibera di istituzione al tavolo, cioè capire che cosa succede, che cosa sta succedendo. Io non so che cosa riusciremo a vedere di qui alla fine delle elezioni, perché poi dovrebbe essere una disclosure volontaria, e diciamo, anche se tu hai raccontato cosa è successo ieri, però è vero anche che mentre quando siamo in Italia diventa facile parlare con la D di Telecom, di Vodafone e di altre realtà, su queste realtà internazionali diventa molto più difficile, perché c'è bisogno evidentemente da parte loro di avere delle stesse procedure in tutti i paesi, no? E quindi diciamo c'è una certa preoccupazione. Però la sfida di Michele io personalmente la raccolgo, ma è raccolta dall'autorità. E che cosa penso che bisogna fare, oltre ovviamente a chiedere per avere dei dati? Bisogna suggerire al prossimo Parlamento che un passo intermedio, prima di immaginare forme di regolazione che ovviamente ci divideranno tutti fra coloro che vogliono difendere la libertà della rete, coloro che ritengono che ogni regola che introduci sulla rete limita la libertà e così via, forse un passo semplice è quello di permettere a soggetti terzi, con tutte le garanzie di riservatezza del caso, coinvolgendo intellettuali, esperti, università, eccetera, eccetera, di permetterci di aprire la porta e vedere che cosa succede, cioè capire effettivamente quali sono i legami. Se è vero quella notizia che hai dato tu, cioè che esistono questi bot, quanti sono, quali sono gli argomenti, da dove vengono i finanziamenti, quali sono le ragioni economiche sottostanti e così via. Questo però ha bisogno di essere collegato, e quindi così chiudiamo il cerchio e finisco, con una finalità di intervento pubblico. Qual è la finalità? Noi oggi, siccome non sappiamo addirittura questi numeri, non siamo neanche in grado di studiarne gli effetti. Cioè io non lo so se, faccio un esempio, se quel numero di commenti sui sacchetti di plastica è stato tale da produrre un effetto di consenso, di senso elettorale, no? E questo andrebbe studiato. Però sicuramente quell'effetto produce una cosa che è un altro tema che ha generato la regolazione dei media, cioè
noi non vogliamo che ci siano fenomeni di agenda setting, cioè decidere di che cosa si deve parlare in pubblico, cioè quali sono i temi rilevanti del paese, di framing, cioè come rappresento, di prominence, scusate, uso termini inglesi perché sono quelli più avanzati della ricerca americana, cioè perché è da lì che parte la questione della manipolazione. Lui ha citato dei casi importanti, io finisco dicendovi tre paper interessanti, il primo tutti ai quali hanno partecipato degli italiani, Della Vigna, Stefano Della Vigna, che è un brevissimo economista americano, italiano, ha pubblicato l'unico paper che dimostra che in effetti quando è nata Fox News in alcuni paesi degli Stati Uniti, Fox News ha aumentato il consenso in modo determinante per il Partito Repubblicano. Secondo, Eliana La Ferrara ha fatto una serie di bellissimi paper dell'Università Bocconi dimostrando come le soap opera in Brasile abbiano influenzato la propensione alla fertilità o meno alla carriera da parte delle donne brasiliane attraverso la promozione di un'immagine di una donna diversa dallo stereotipo brasiliano. Sono analisi econometriche, quindi con risultati consistenti e statisticamente significative. Levine e altri hanno pubblicato l'impatto della serie TV 16 anni e incinta, 16 and pregnant, dimostrando che tutta una serie di adolescenti di quell'età improvvisamente hanno fatto schizzare su Google tutte le informazioni su fertilità, contraccezione, avere un bambino a 16 anni, ragazza madre, eccetera, eccetera. Questo per dire che una cosa semplice che sappiamo tutti, cioè i messaggi e l'agenda setting conta. Dobbiamo capire se questo fatto che conti ha una sensibilità culturale e politica tale da trasformarsi in strumenti che i regolatori possono utilizzare. Grazie, grazie al commissario Antonio Nicita.